codice civile, che è una legge dello Stato, descrive l'eredità e spiega esattamente come deve essere regolata. L'eredità quindi si devolve per legge o per testamento. Nel primo caso si parlerà di successione legittima, nel secondo si parlerà di successione testamentaria. Nella successione legittima è la legge che prevede quali siano gli eredi del defunto e dice che sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, quindi i genitori, i collaterali, fratelli, sorelle, e gli altri parenti fino al sesto grado, e poi lo Stato, nel senso che se uno non avesse nessuno di queste categorie che ho elencato, tutti i propri beni andranno allo Stato. E il nostro codice prevede anche il concorso dei vari soggetti che ho elencato. In particolare, nella successione legittima, se il decuius lascia solo il coniuge e un figlio, automaticamente l'eredità verrà devoluta metà al coniuge e metà al figlio. Qualora lasci il coniuge e più figli, un terzo andrà al coniuge e i due terzi divisi in parti uguali fra i figli. Se il superstite lascia solo il coniuge, a questo si devolve l'eredità per intero, a meno che il decuius non abbia dei genitori, quindi degli ascendenti, e dei fratelli e delle sorelle, perché in questo caso sono previste delle quote propriamente per loro. Voglio fare una precisazione. L'eredità di una persona è quello che c'è al momento della morte più quello che è stato donato in vita. Quindi, per fare i conti delle proporzioni, bisogna considerare anche quello che uno ha donato in vita. Se uno ha donato un immobile o ha donato del denaro, questo deve essere considerato ai fini del conto generale dell'eredità. Nella successione testamentaria, invece, è il decuius a disporre nel testamento dei propri beni, nominando i propri eredi. In ogni caso, poiché non esiste la cosiddetta diseredazione, è vietata dalla legge, ci sono delle quote che comunque vengono destinate ai cosiddetti eredi legittimari, necessari, che non possono quindi essere diseredati. E queste sono delle persone previste anche in questo caso specificatamente dalla legge, cioè ci sono le persone che tu non puoi diseredare e sono il coniuge, gli uniti civili che sono equiparati al coniuge, i figli, anche adottivi, e gli ascendenti in caso di mancanza di figli. Il decuius, quindi colui che muore, colui che redige il testamento, può disporre comunque di una parte dei propri beni che può lasciare comunque a chiunque lui voglia. Nel caso in cui questa eredità, questa quota di disponibile venga lasciata in un modo eccessivo o non si rispettino quindi e non si rispettino quindi le proporzioni, gli eredi legittimari che si considerano lesi nel proprio diritto possono adire il tribunale ordinario affinché vengano riconosciuti i propri diritti successori, esperendo la cosiddetta azione di riduzione. Importante sottolineare che mentre gli uniti civili vengono ricompresi nell'elenco dei legittimari, invece i conviventi di fatto non acquisiscono alcun diritto successorio.